Buongiorno cari amici e care amiche, e concludiamo davvero questa nostra lunga dissertazione su John Locke che ci è costata la bellezza di svariati video, ma era bene approfondire il discorso su di lui. Tra l'altro concluderemo proprio sentendo dalla sua viva voce di almeno una delle sue opere, trattando almeno uno quindi degli argomenti. Tra tutti quelli che abbiamo trattato, coprendo in questo modo tutta la vasta gamma e varietà di argomentazioni del suo vasto pensiero filosofico, in modo da avere, ecco, la lettura di brani in modo articolato, in modo sequenziale. Spesso si vede, insomma, il singolo aforisma, la singola frase, opere per carità meritorie, certamente, ma l'aforisma, la singola frase, come si possono ritrovare all'interno di alcune pubblicazioni o talvolta anche a mo' di citazione su alcuni social, sono sì certamente utili, ma per la verità bisogna anche capire che talvolta non bisogna cadere nella eccessiva estrapolazione di singole frasi che così singolarmente prese possono voler dire tutto o dire nulla o addirittura se inserite poi all'interno di altri contesti, significare magari l'esatto opposto di quel che poi l'autore voleva davvero dire. Quindi anch'io utilizzo ogni tanto, certo, per l'opera così di divulgazione semplice, quello che è l'aforisma, quello che è la frase, però certo ci va l'argomentazione dell'autore. La cosa migliore è pur sempre l'argomentazione intesa proprio come spiegazione lineare, sequenziale, organica, ancor meglio se ci riferiamo alle parole dell'autore, perché uno dice ma sono le parole dell'autore letterali proprio. Sì, ma il singolo aforisma appunto può voler dire una cosa che noi riteniamo essere magari quella, interpretandola così, secondo anche quelle che sono le nostre idee, invece poi l'autore scopriamo che addirittura vuol dire una cosa completamente diversa da quella che intendavamo noi. L'estrapolazione e l'inserimento della frasina, sì, certo, è pur sempre qualcosa, ma deve essere fatto con molta attenzione, ecco. E invece, senz'altro, quando si leggono i testi, questo è già qualcosa di diverso, perché almeno c'è tutto un ragionamento organico ed è quello che intendiamo fare noi. Ecco, questo era doveroso a livello metodologico, quindi no, non è che uno sia contro l'aforisma, contro la singola frase, ci mancherebbe opera meritoria, ma opera che deve essere anche inquadrata in un certo contesto culturale. È, diciamo, una fase di preparazione alla cultura, quella. Non è la cultura intesa, ecco, in senso stretto. Cultura intesa in senso stretto è la cultura della lettura del testo, in primis, quella insostituibile, a mio modo di vedere, proprio io che giro questi video, ma dico la cultura del libro è insostituibile. In secundis, spiegazioni che vengono fatte de visu e in presenza. Poi spiegazioni come queste che vengono fatte a distanza, gioco forza, e poi citando l'autore, sì, certo, l'insieme di frase, ma in modo organico, non in modo così appunto da andare a ricercare frase per frase, ecco, tanto per capirci. Bene, vediamo allora di parlare di Locke sull'invito alla tolleranza. In gioventù Locke era convinto che la coesistenza pacifica tra le persone di professanti religioni diverse fosse di difficile realizzazione. Poi Locke, passare del tempo, ammorbidirà molto questa sua posizione fino a comporre, appunto, nel 1685 la lettera sulla tolleranza, in cui afferma con forza che lo Stato deve rispettare il diritto di tutti i cittadini di professare soprattutto liberamente la propria fede. E la tolleranza addirittura viene vista come segno distintivo dell'autentico cristiano. Quando sale nel 1685 al trono d'Inghilterra Giacomo II di Stuart, in quanto al precedente sovrano era stato ghigliottinato, ecco, Giacomo II Stuart era un deciso promotore di una restaurazione del cattolicesimo romano, e in quello stesso anno Locke, che si era rifugiato ad Amsterdam, nella liberalissima
Olanda, patria di tutte le libertà, con l'amico Shaftesbury, di cui abbiamo già parlato, ve lo ricordate, che era il capo del partito antiassolutistico o progressista, compone la famosa lettera sulla tolleranza, che verrà pubblicata proprio sempre in Olanda nel 1689, di cui abbiamo già fornito indicazione. Quest'opera Locke precisa i due significati fondamentali della tolleranza, che lui intende appunto come carattere distintivo del cristianesimo autentico, in primis, ed in secundis, come un dovere dello Stato liberale. Il brano che appunto leggeremo serve a mettere in evidenza questo ed è indirizzato tra l'altro all'amico Philippus van Limborch, professore di teologia nel Collegio dei Rimostranti di Amsterdam. Dice: Illustrissimo signore, poiché mi chiedete la mia opinione sulla tolleranza reciproca tra i cristiani, e vi rispondo in poche parole che la ritengo il principale segno distintivo della vera Chiesa. Infatti, per quanto alcuni possano vantare antichità di luoghi di culto e di titoli o magnificenza di riti, altri la riforma a cui hanno sottoposto il loro insegnamento e tutti, infine, l'ortodossia nella loro fede, perché ciascuno è ortodosso per se stesso, ovvero è perfettamente lineare e identitario nel professare la propria religione, questi ed altri dello stesso genere possono essere segni di una contesa tra uomini per il potere e il dominio, anziché segni della Chiesa di Cristo. Uno che possegga tutte queste doti non è ancora cristiano, se manca di carità, di mitezza e di benevolenza verso tutti gli uomini in generale, anche quelli che non professano la fede cristiana. Se infatti dobbiamo prestare fede al Vangelo e agli Apostoli, nessuno può essere cristiano senza carità e senza la fede che agisce con l'amore, non con la forza. Quindi tutti argomenti che noi abbiamo avuto modo di e tempo di trattare, no? Nell'argomentazione dei vari video. Se qualcuno voglia che un'anima, la cui salvezza egli intensamente desidera, spiri tra i tormenti quando per giunta non è ancora convertita, mi stupisce davvero. Insieme a me, credo, stupirà altri, ma una cosa è certa, che nessuno può pensare che un tale comportamento derivi dall'amore, dalla benevolenza, dalla carità. Ovviamente, mi verrebbe da dire, no? Se gli uomini hanno da essere costretti col ferro e col fuoco ad abbracciare determinati dogmi, e se gli si deve imporre con la violenza un culto esteriore senza che peraltro siano posti minimamente in discussione i loro costumi, se qualcuno converte alla fede gli eterodossi, nel senso di costringerli a professare ciò che non credono, sono questi gli eterodossi, e di permettere loro di compiere azioni che il Vangelo non permette ai cristiani, e il fedele non permette a se stesso, se è così, non dubito che costui voglia che un numeroso consesso professi insieme a lui queste stesse cose. Ma chi può pensare che ciò che egli vuole sia la Chiesa di Cristo? La tolleranza verso coloro che hanno opinioni diverse in materia di religione è a tal punto consona al Vangelo e alla ragione che appare una mostruosità che ci siano uomini ciechi di fronte a una luce così chiara. Io non voglio qui accusare l'orgoglio, l'ambizione degli uni, la mancanza di moderazione, il fanatismo privo di carità e di mitezza degli altri. Questi sono difetti, forse non estirpabili dalle cose umane. Era quindi anche molto realista, comunque, il nostro John Locke. E tuttavia, tali che nessuno vuole che li siano apertamente imputati. Non c'è quasi nessuno che, stornato dalla retta via per colpa loro, non cerchi di coprirli di un'apparenza diversa e onorevole per essere lodato. E questo era il brano, appunto, tratto dalla lettera sulla tolleranza. Ora, vediamo, ecco, brevemente di trattare ancora quella che è la distinzione fra Stato e Chiesa, sentendo proprio ciò che dice Locke. Prima l'abbiamo spiegato, argomentato noi, adesso sentiamo quel che invece ci comunicava direttamente lui. Tra l'altro è la prosecuzione diretta del brano precedente, questa che facciamo. Qui sottolinea soprattutto come lo Stato debba non solo consentire, ma anche garantire la libertà di culto entro i propri confini, ed è la seconda peculiarità della tolleranza secondo Locke. Dice: Lo Stato è, a mio modo di vedere, una società umana costituita unicamente al fine della conservazione e della promozione dei beni civili. Chiamo beni civili la vita, la libertà, l'integrità fisica, l'assenza di dolore e la proprietà di oggetti esterni come terre, denaro, mobili, eccetera.
È compito del magistrato civile conservare sana e salva una giusta proprietà di questi beni che riguardano questa vita per tutto il popolo in generale e per ogni singolo suddito in particolare, mediante leggi valide ugualmente per tutti. E se qualcuno vuole violarle contro il giusto e lecito, la sua audacia deve essere frenata dal timore della pena, che consiste nella sottrazione o nella diminuzione di quei beni di cui altrimenti egli avrebbe potuto e dovuto fruire. Vediamo ora che cos'è la Chiesa. A mio modo di vedere, la Chiesa è una libera società di uomini che si uniscono volontariamente per adorare pubblicamente Dio nel modo che credono gradito alla divinità al fine della salvezza delle anime. Dico che è una società libera e volontaria. Nessuno nasce membro di una Chiesa, altrimenti ciascuno erediterebbe insieme alle terre la religione dei padri e degli antenati e ciascuno sarebbe debitore della fede ai suoi natali. Che è la cosa più assurda che si possa immaginare. Questo è un po' il suo parere. In realtà, insomma, è anche vero che in fondo per alcuni diventa un fatto di eredità culturale, di eredità anche proprio familiare, di eredità del luogo nel quale si è nati, ecco, talvolta, non la religione. Le cose dunque stanno, di questo dobbiamo tenere conto, insomma. Fossimo nati in altri stati, forse avremmo avuto, chissà, così la possibilità, diciamo, viene questo tempo, di professare altri culti, no? Proprio per una certa storicità. Le cose dunque stanno così. L'uomo, senza che la natura lo vincoli ad alcuna chiesa, né lo assegni ad alcuna setta, si unisce spontaneamente a quella società in cui ritiene di aver trovato la vera religione e un culto gradito a Dio. E beh, però lui da buon liberale anche qui dice a quella alla quale si sente più portato, verso la quale sente di ritrovare di più il significato e il senso del vero, della rappresentazione di quelle verità che comunque sono oggettive. Sicché la speranza di salvezza che vi trova, come l'unica ragione per entrare nella Chiesa, così allo stesso modo è anche il criterio per rimanervi, ovviamente. Il fine di una società religiosa è, come si è detto, il culto pubblico di Dio e l'acquisizione della vita eterna per mezzo di esso. A ciò dunque deve tendere ogni ordinamento. Da questi confini devono essere limitate tutte le leggi ecclesiastiche. In questa società non si tratta, né si può trattare di beni civili o di proprietà terrene. Proprio quello che abbiamo argomentato noi, e lo sentiamo adesso però dalle sue parole che sono appunto molto simili a quelle che abbiamo detto, no? Non vi si deve impiegare per nessuna ragione la forza, che riguarda completamente il magistrato civile, tutte cose dette, quindi alla cui autorità sono sottoposti la proprietà e l'uso dei beni esteriori. Questo sì, in effetti, per garantire appunto l'ordine che comunque è invece di pertinenza e di competenza dello Stato, mentre invece se sono questioni legate all'ordine puramente interno, disciplinare della Chiesa, saranno fatti interni alla Chiesa senza nessuna ricaduta poi sul vita normale del cittadino in quanto cittadino per l'appunto. Bene, io vi ringrazio per avermi accompagnato, no, in questo lungo viaggio che ci ha visti in compagnia di John Locke. Siamo stati tutti quanti suoi ospiti e questo ci ha fatto indubbiamente molto piacere e vedremo ora di proseguire questo nostro lungo viaggio trattando altri filosofi, spero altrettanto affascinanti. E con l'occasione vi saluto e vi rimando ad una prossima puntata augurandovi la miglior giornata possibile. Grazie, a presto, arrivederci.